piacere di avere con noi il Presidente della Commissione Lavori Pubblici e Infrastrutture della Regione Lazio, l'Onorevole Fabio De Frigeri, che ringraziamo. Poco prima dell'inizio del convegno si parla del ruolo della ferrovia, in qualche modo la Regione Lazio ha da dire qualcosa. Sì, oltre al ruolo diciamo, istituzionale mi piace anche ricordare diciamo, uno dei motivi per i quali mi fa veramente piacere essere qui, un motivo personale, affettivo, sentimentale, diciamo, perché l'autore del libro condivide con me la distanza di 6 metri dal primo binario di una stazione ferroviaria, i tratti dell'infanzia, quelle modalità con cui ti sentivi a casa quando passava il treno, il fatto che ti insegnavano che il semaforo potevi passare quando era rosso e non quando era verde, e tu magari poi quando conoscevi la vita sulla strada ti ribaltavano questa sensazione, perché tu eri abituato ai treni. Quindi io sono nato con la ferrovia in casa e tutto il percorso, da quando passava il treno a vapore che si riforniva di acqua, quando poi c'è stata l'evoluzione dell'aspetto trasportistico, fino ad arrivare ai nostri attuali mezzi di trasporto, e al cambiamento che c'è stato su una rete ferroviaria, il cambiamento che c'è stato e che poteva anche essere fatto forse in maniera ancora più consistente, perché il trasporto ferroviario è un elemento fondamentale anche rispetto alla qualità che offre a chi usa la mobilità su rotaia. Su questo quindi i nostri impegni anche in commissione, anche negli anni passati nell'esperienza della Giunta Zingaretti, e la volontà poi di creare, di mettere a sistema una rete del Lazio Nord sul sistema ferroviario. Noi abbiamo una grande occasione, guardate, che poi magari ci ancoriamo a scelte importanti che sono state fatte e che abbiamo seguito tutti, anche io personalmente, sul livello infrastrutturale stradale, Porte Civitavecchia, ma anche i collegamenti ferroviari sono essenziali, il potenziamento, la razionalizzazione, la rimessa in esercizio di tratte sul Lazio Nord aprirebbe mercati interessanti, con il collegamento dal secondo porto mediterraneo per Civitavecchia dal punto di vista crocieristico, e la parte interna delle nostre zone dell'Italia centrale. Tutti si interrogano come mettere in sinergia, come rivalutare il grande patrimonio delle aree dimenticate, magari anche attraverso un sistema ferroviario, che non è detto che deve essere per forza imponente, deve essere per forza costosissimo, ma a volte con un raziocinio, attenzione, si possono realizzare opere con costi contenuti e grande utilità per i cittadini. Noi su Rieti siamo anche impegnati nel percorso Rieti, Terni, per tornare su Roma, ci interessa la fermata della battaglia sull'alta velocità ad Orte, e quindi insomma è uno dei tanti modi oggi per raccontare un po' di storia delle ferrovie e un po', speriamo, un'evoluzione del futuro, e su questo anche l'impegno della Regione. Grazie Presidente. Grazie a voi. Ciao. Siamo al Museo di Gallese, poco prima della presentazione del libro di Mario Petrangeli, abbiamo qui con noi il generale Mario Petrangeli e Michele Antonini, il ruolo delle ferrovie nella prima guerra mondiale. Generale, un lavoro importante nel centenario della fine della prima guerra mondiale, come nasce questo libro solamente, e poi il lavoro che c'è dietro questo volume? Nasce nel 2014, nel 2013 abbiamo fatto io e Michele già un convegno, una conferenza per le ferrovie dimenticate, un evento che organizzavamo da 10 anni in varie sedi dell'Italia. Nel 2013 abbiamo fatto un piccolo fascicolo e dal 2013 abbiamo quindi iniziato a raccogliere altro materiale. Nasce la nostra passione, siamo tutti e due figli di ferrovieri, tutti e due appassionati, Michele è un ingegnere, io sono un generale che viene dal genere ferrovieri, quindi grande passione, grande professionalità che abbiamo versato in questo libro, anche le nostre conoscenze. È impostato per risaltare la capacità logistica, la capacità strategica della prima guerra mondiale del treno. Il treno insieme ad altre armi, possiamo definire un'arma, possiamo definire altre armi come il gas, come l'aereo, come il carro armato, hanno dato un volto nuovo, anche negativo, alla prima guerra mondiale. Il lavoro quanto è durato di archivio, di messa in opera di questo volume? Dal 2004, è stato pubblicato 6 mesi fa, circa 5 mesi fa, da Edizione Marcante di Rieti, quindi diciamo dal 2013 fino a pochi mesi fa, sono parecchi anni ci siamo. Un lavoro di archivio indifferente? Mutevole, abbiamo vagliato tantissimi materiali, tantissimi libri, tantissimi articoli, tantissimi materiali di archivio. Il ruolo delle ferrovie nella prima guerra mondiale, dovendo riassumere con una battuta, qual è stato, da vari punti di vista, da si è interpretato?
Il ruolo delle ferrovie è stato fondamentale non solo per la movimentazione del personale e delle merci. Basta pensare a un'operazione come la Straff Expedition, di cui ne parlerò fra un po'. Nel 1916 gli austriaci attaccarono gli italiani con una grande offensiva. Quella fu la più grande operazione militare ferroviaria e militare italiana. Spostarono 120 battaglioni dall'Isonzo verso la Riva Padana per costituire la quinta armata e spostarono migliaia di richiamati o mobilitati dal centro della regione verso il nord dell'Italia e costruirono la quinta armata. Davanti a loro erano altre due armate, le due armate austriache. C'era, finché non fu costituita la quinta armata, c'era solo la prima armata del generale Pecorari. Con la quinta armata le forze si riequilibrarono, l'Italia riuscì a fermare quell'offensiva. Grazie generale. Siamo con l'altro autore, che è Antonini, un lavoro, abbiamo detto, lungo di archivio, anche dal punto di vista dell'edizione. Quindi qual è stato il lavoro? Parliamo dell'editore, per mettere in mano questo libro. Ringraziamo l'editore Amadriano, la narrazione di Paolo Valterini e di Cristina Lattaro di Rieti. Quando hanno avuto la pazienza di collaborare con noi e di organizzare il materiale, soprattutto iconografico, presente nel testo. Sono presenti moltissime mappe del territorio, immagini d'epoca, foto ufficiali di generali o personaggi politici che danno maggior leggibilità al saggio. Ultima domanda per quanto riguarda il ruolo appunto delle ferrovie della prima guerra mondiale, tanti ruoli soprattutto decisivi probabilmente per le sorti della guerra, un suo commento. Sì, quello che voglio sottolineare fu anche il ruolo di ferrovieri, non quelli militari, ferrovieri dipendenti dalle ferrovie dello Stato, che si trovarono ad operare in zona di guerra e spesso furono gli ultimi ad abbandonare le linee, dopo aver messo in salvo materiali, mezzi e popolazioni. Al loro sacrificio è dedicato